lento, quello sonoro e reversibile. Basta ridurre le rotte, silenziare i motori, abbassare la voce e torneremo ad ascoltare la colonna sonora originale dell'oceano. Ragazzi, oggi non sono qui per parlarvi del solito set di pentole in acciaio inox inossidabili che trovate ovviamente qua sotto in descrizione, ma parliamo uno degli archetipi che non si è mai inculato nessuno nel corso degli ultimi 11 anni, ma che, diciamo, Konami ha voluto supportare, diciamo così. Qui dentro, ragazzi, ho ben 3 structure deck. Uno del barile di ghiaccio, uno della barriera di ghiaccio e uno del barile di ghiaccio. E la missione di oggi sarebbe quella di crearci un bel mazzo, ma vediamo cosa ho tirato fuori stavolta. Allora ragazzi, la versione che vi voglio portare oggi è molto low budget, sfrutta solamente i 3 structure, in modo tale che se avete voglia di comprarveli e giocare così con gli amici o con un fratello, il mio non ci gioca più, sfortunatamente, potete avere un mazzo discreto ma che comunque picchia giù pesante con un extra abbastanza pieno rispetto ad altri structure che sono usciti in passato. Ovviamente ragazzi, non andremo ad analizzare ogni singolo effetto perché ne abbiamo già parlato, andiamo alla profile. Allora, abbiamo il 3x di rivelatore, carta OP, perché mi permette di tirare il Tanner dal mazzo scartando una carta e in più bannandola mi permette di non farmi un meno uno dalla mano quando attivo l'effetto di un barriere di ghiaccio che mi obbliga a scartare una carta. Poi abbiamo i Tanner, che sono Hexa e Difensore. Non gioco il Criomante perché non mi piace, il Difensore lo preferisco perché mi dà una sorta di protezione. In più, se voglio un Tanner di livello 2 sul terreno, mi basta attivare l'effetto di Hexa e mandare al cimitero Zujin. Come altri mostri fondamentali abbiamo 3 Oratore e 2 Pescatrice Silenziosa. Carte utilissime perché mi permettono di evocare subito la Trishula, in quanto con rivelatore tiro sul terreno il Tanner di livello 3, poi sia l'oratore che la pescatrice mi entrano special, sincro 11 e parte sul terreno subito il Trishula grosso. Ovviamente bisogna stare attenti alla pescatrice perché nel momento in cui lei entra specialmente non posso evocare specialmente altri mostri dalla mano e quindi se non me la giostro bene potrei rimanere bloccato. Poi abbiamo 2 Priore e 2 Zuijin. Il Priore è forte perché comunque mi permette, tributandolo, di evocare un barriere di ghiaccio dal mio cimitero. Zuijin invece è altrettanto forte perché posso tributarlo ed evocare dalla mano un mosso barriere di ghiaccio di livello 5 superiore. Mentre se questa carta sta nel mio cimitero, posso ridurre di esattamente 2 livelli un mosso di livello 3 o superiore ed evocarlo specialmente. Ovviamente verrà bandita quando lascerà nuovamente il terreno. E per concludere con i mostri, gioco 4 generali, 3 Wayne e un Raglio, che o nega o fa fare un meno 1 alla mano dell'avversario. Ehi, ciao ragazzi, disturbo? Spero di no. Allora, questo video è sponsorizzato da Magic Corner. Utilizzando il codice sconto CAPPELLO10P potete ottenere il 10% di sconto su tutti i prodotti a tema Yugi, mentre utilizzando il codice sconto CAPPELLO10 potete ottenere questo sconto su tutte le carte singole. E niente, adesso continuate a guardarvi questo video. Lasciate like, eh? Buona giornata. Ah, ovviamente trovate tutti i link qua sotto in descrizione, eh? Passateci, eh? Passando alle magie, abbiamo praticamente il rota di questo mazzo, ovvero 3 medaglioni barriera di ghiaccio, che mi fa searchare un qualsiasi mostro barriera di ghiaccio dal mazzo. Poi abbiamo 3 venti della barriera di ghiaccio, che mi fa tributare i miei mostri e me li fa sostituire con altrettanti dal mazzo, ovviamente di livello 4 inferiore e con nomi diversi. Poi abbiamo 3 catene di gelo, che mi fa praticamente da mostro resuscitato. E per concludere abbiamo 2 rimersione e 2 recupero. Passando adesso al reparto trappole, ovviamente usiamo quelle che il mazzo ci concede, ovvero le 3 catene demoniache e le 3 cattura. Passando adesso all'extra, abbiamo un reparto alquanto standard, però comunque molto consistente. Abbiamo il 3x della Trishula 0, il 3x di Gunnir, il 3x di Brionac e poi, finché la Banned non ce li ridà indietro, mono Trishula e mono di Loren. Passando adesso invece ad alcune carte che comunque possono tornare utili e che secondo me potete voi tranquillamente scegliere se giocare o meno, abbiamo generale Gantala
e Grunard. Il primo ci fa rievocare un mostro barriera di ghiaccio dal nostro cimitero durante l'Enphase, mentre il secondo ci fa fare una normal addizionale in più. Ovviamente sta a voi scegliere se giocare Raio o uno di loro due. Mentre nel caso vi servisse qualcosa contro qualche carta magia o trappola, abbiamo Medium, Warlock, Spezza Magia, Principessa Danzante, Daisojo e Tempesta Potente di Polvere. Ah, vero, comunque di side abbiamo anche Designatore del Loto Rosso, caso mai vi servisse. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate. Ringrazio come sempre Magic Corner per avermi fornito questi tre structure deck per poter realizzare questo video. Vi lascio tutti i loro link qua sotto in descrizione. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!